Ciao mister, è stata una partita, diciamo, dalle grandi emozioni, dalle tante emozioni, forse più non dal punto di vista delle occasioni, però c'è stata tanta intensità in campo, tanto spirito di sacrificio con la squadra che si è difesa alla fine, nonostante appunto la doppia inferiorità numerica. Ti chiedo se quello che ti porti a casa, oltre immagino al punto, sia anche con soddisfazione lo spirito che hai visto della squadra. Sì, sì, assolutamente, il punto conta perché muove la classifica, senza dimenticarci che abbiamo incontrato una squadra molto forte, una squadra che compete per l'Europa, una squadra che è molto pericolosa, che ha cambi, che ha giocatori tecnici, veloci, diestro, e quindi noi dovevamo per forza di cose fare una partita quasi perfetta dal punto di vista tattico. Ma mi porto a casa un grandissimo risultato, è che oggi ho trovato il mio gruppo, ho visto la squadra con un'anima incredibile, con un grandissimo carattere, che ha voluto fino alla fine soffrire insieme, concedendo pochissimo, nonostante la doppia inferiorità numerica. E quindi questo mette delle fondamenta importanti per il nostro futuro. Ecco, al di là appunto del punto, ti volevo chiedere quanto sei soddisfatto del fatto che gli azzurri abbiano difeso con le unghie e con i denti questo risultato, e poi legato a ciò ti volevo chiedere anche cosa hai pensato quando hai visto questi 10 minuti finali di recupero, insomma, se la squadra secondo te era stanca o invece se magari avrebbe potuto fare il gol dell'affondo ai Viola. No, beh, quando si resta in 10 o addirittura in 9 spesso si perde, la statistica dice questo. Se questo non avviene è perché si fa un lavoro a livello di dispendio, di corsa, di energia, di aiutarsi l'uno con l'altro, incredibile, soprattutto quando incontri una squadra più forte di te, perché questo va detto. Quindi non ero particolarmente preoccupato perché vedevo i miei ragazzi in palla, li vedevo comunque combattivi, attenti, sul pezzo, anche quelli che magari non ce l'hanno proprio di caratteristica, però oggi sono andati oltre ed è quello che io chiedo a loro tutti i giorni, con grandissimo lavoro, con grande sacrificio tutti i giorni che vengono al campo, e oggi abbiamo portato a casa anche i frutti del lavoro. Quindi, ripeto, questa partita per noi sono molto importanti, visto che noi competiamo per un obiettivo ben chiaro, che è un obiettivo diverso da quello della Fiorentina. Però senza il gruppo, senza l'unità, senza l'energia messa a disposizione non si arriva da nessuna parte, quindi bene così, e ora prepariamoci subito per la prossima. Mister, buonasera. Buonasera. Chiedevo proprio ieri pomeriggio in sede di presentazione della partita il fatto che nelle partite precedenti gli episodi non ci avevano aiutato, e questa sera possiamo dire siamo rimasti in 10, poi in 9, insomma non è stato certamente aiutato dagli episodi l'Empoli. Due aspetti, tre parti di partita, cioè 45 minuti alla Spezia e 90 minuti oggi, in cui l'Empoli non subisce gol, e quindi questo è molto importante. E l'altra cosa che le volevo chiedere, è che ho notato, forse magari ancora deve ingranare in questo senso, è che facciamo un po' fatica a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. Insomma, ho visto questo almeno in queste tre partite, mister. Beh, allora, diciamo che la Fiorentina è una squadra molto aggressiva di per sé, che non ti lascia molto spazio. E la costruzione viene fatta in velocità. Quelle due o tre volte che siamo andati via a un tocco siamo andati quasi in porta, e mi ricordo un'occasione di Lammers all'inizio, l'occasione di destro, un'altra occasione di destro. Non è che non abbiamo avuto le nostre occasioni, ce le abbiamo avute anche contro la Fiorentina, in una partita dove chiaramente era anche preventivabile di dover essere perfetti dal punto di vista tattico per concedere poco, e quindi magari la coperta è un po' più corta. Era una partita diversa rispetto alla partita scorsa, dove magari il dominio del gioco era in mano nostra ma non abbiamo concretizzato. Oggi abbiamo avuto l'umiltà di giocare questa partita, ed è per questo motivo che usciamo con dei punti da questa partita, perché la squadra è stata umile, ma nello stesso tempo è stata combattiva fino alla fine, e ha superato un ostacolo veramente difficile, anche per come si sono messe le cose con gli episodi, che in questo momento non ci girano a nostro favore. È anche vero che sbagliamo anche qualcosa, quindi non sempre è questione di sfortuna, è anche questione che con l'aumento della forma sicuramente diminuiranno anche gli errori.
Buonasera mister, buonasera. Le sfide tra lei e Italiano sono in parità, continuano ad essere in parità, una a testa, oggi è arrivato un pareggio, le chiedo se si aspettava questa Fiorentina e se poi è mancato, forse nel secondo tempo complice anche l'espulsione, magari ha in mente altri cambi per andare magari a attaccare ancora più la profondità in campo aperto per poter far male alla Fiorentina, perché Italiano prima ci ha detto che la paura era proprio quella di rimanere uno contro uno in campo aperto, grazie. Sì, il progetto era questo, anche perché la Fiorentina veniva da qualche partita ravvicinata e quindi probabilmente a lungo andare poteva calare o quantomeno sbilanciarsi per volerla vincere, quindi avevo i cambi di Cambiaghi, di Satriano da mettere dentro, Baldanzi, insomma gente di gamba, però poi la partita si è messa in un altro binario, però l'abbiamo gestita bene. Purtroppo nel calcio bisogna anche far fronte agli episodi, alle variabili che non sempre sono dalla tua parte, qualche volta sono anche dall'altra parte, e bisogna anche far fronte a questo. Mister, cosa dirai al rientro dopo, diciamo, la pausa ai tuoi? Cos'è che tieni di questa partita che non ti va, su cui vuoi lavorare? No, quello che dirò è di proiettarci subito alla prossima partita, perché ormai non mi piace rimanere su quello che è stato. Quindi non, sicuramente come sempre al di là del risultato noi andiamo poi ad analizzare tutti i dettagli a prescindere dal risultato, questo lo facciamo sempre, però credo che da questa partita noi ci portiamo a casa tanto, lo ripeto, batto su questo tasto, perché bisogna costruire una base di gruppo cercando anche di comprendere 5, 6, 7 elementi nuovi che devono per forza di cose essere integrati, perché il mercato è così, arriverà probabilmente anche qualcun altro, quindi bisogna far veloce, e l'integrazione oggi è la prima cosa è creare un gruppo importante, e il gruppo si vede nelle difficoltà. Oggi l'Empoli è stata una squadra. Mister, io le chiedo solamente questo. Prima è passato il presidente Corsi e ha commentato dicendo eroici. Secondo te, lei è troppo questa parola per questo Empoli che comunque in 9 è riuscito a portare a casa il primo punto della stagione? Ma il presidente sicuramente era contento, perché il presidente è una persona caratteriale che ha sentito la difficoltà e sicuramente sarà orgoglioso di quello che ha messo in campo la sua squadra oggi, quindi eroici è una parola forte, però sicuramente sono stati straordinari, questo sì, perché oggi le difficoltà erano tante, la Fiorentina continuava a mettere dentro cambi di valore, attaccanti, e quindi non era semplice. Ci alleniamo spesso su questo, ci alleniamo a difendere in inferiorità, perché succede, e anche il nostro sistema di gioco, che magari con tre attaccanti spesso ci fa difendere in transizione in inferiorità numerica, è una scelta, e quindi poi questo allenamento è venuto fuori tutto in campo. Mister, io gli volevo chiedere le prestazioni dei due attaccanti, Destro e Lammers, e poi se mi diceva cosa si è fatto Cambiaghi. Cambiaghi è un problema muscolare che sarà valutato, dalla dinamica mi sembra un infortunio discretamente serio, spero di no, perché è un ragazzo per noi importantissimo che ha caratteristiche uniche e l'aveva anche già dimostrato, quindi sarebbe sicuramente una perdita importante. I nostri attaccanti hanno fatto un'ottima partita dal punto di vista difensivo, ci sono spesi tantissimo ed era normale che fosse così, perché noi non potevamo pretendere di giocare tutta la partita regalando degli attaccanti, noi non ce lo possiamo permettere, soprattutto questi tipi di partite. Mi dispiace per Mattia, perché ha avuto due occasioni importanti che lui sa fare, però lui c'è sempre, ci arriva, le occasioni se le crea ogni partita, è solo una questione di condizione, ci darà una grandissima mano, anche perché è un ragazzo che ha un cuore incredibile, però ha anche tanta qualità. Buonasera mister, ha parlato della possibilità di qualche arrivo del mercato, Kwame può essere un nome che interessa l'Empoli? Ma la Fiorentina ne ha più di uno di giocatori che ci farebbero comodo, magari qualche esubero ci farebbe comodo a noi, senza far nomi, insomma è normale che intanto sarei già contento se non partisse nessuno, in realtà poi se uscirà qualcuno
sicuramente sarà rimpiazzato. Abbiamo delle situazioni sicuramente a centrocampo e in difesa da mettere a posto, perché abbiamo avuto delle partenze e abbiamo dei buchi a livello numerico, quindi cercheremo di rinforzare la squadra, ma questo fa parte del programma, quindi non sono situazioni che chiedo io non ho mai chiesto un giocatore. Credo che la nostra società sia una società che sappia lavorare benissimo, un esempio per tutto il nostro panorama, che sa sicuramente creare talenti, ne abbiamo tanti anche in panchina, pronti ad esplodere, quindi le idee le abbiamo sicuramente chiare. Giacomo Cioni, l'ultima. Ma è una battuta sulla prestazione di Parisi, che sia in fase difensiva sia in avanti è stato di un livello forse superiore anche allo scorso anno, cioè si è presentato in maniera impressionante. Sì, ha fatto una partita importante come Stojanovic, anche perché erano i due che mi preoccupavano un po' di più, visto che i migliori giocatori della Fiorentina sono in quella zona, anche per il modo di giocare che ha italiano, insomma punta molto su uno contro uno e quindi sono stati messi sotto stress tutta la partita e hanno disputato una grandissima partita entrambi.